I supereroi del cinema incontrano i supereroi del centro di diabetologia regionale pediatrica abruzzese in un momento di grande festa qui alla sala consiliare del comune di Pescara, dove Adricesta ha invitato un professionista della magia e dell'immaginazione tipica del cinema come Francesco Panzieri, pescarese, che è volato ad Hollywood per lavorare nei più importanti progetti cinematografici nel settore degli effetti visivi. Parliamo di grandi produzioni cinematografiche con Warner Bros, ma anche con la Marvel, con la Disney, e l'ultimo progetto in ordine di tempo, l'episodio conclusivo e finale di Indiana Jones, tutti progetti realizzati da questo ragazzo pescarese, un grande talento che ha studiato molto ed ora vive ad Hollywood, che oggi incontrerà i ragazzi per rispondere alle loro domande, e soprattutto un'occasione anche per Adricesta per promuovere le tante iniziative di questa associazione e valorizzare le grandi eccellenze della sanità abruzzese, in particolare quello del centro di diabetologia regionale pediatrica diretta dal professor Stefano Tumini. Presentando Francesco Panzieri nei giorni scorsi abbiamo parlato di un ragazzo pescarese che ha inseguito un sogno e l'ha coronato, ovviamente dopo tanti sacrifici, tanto studio, ma anche valorizzando il proprio talento. Francesco, un po' questo il circuito magico che ti ha accompagnato in tutti questi anni? Sì, non so se l'ho già detto, ma il talento credo che alla fine è quel 10% che si abbina a quello che negli Stati Uniti chiamano perspiration, ovvero il sudore, no? il lavoro duro. Quindi no, ci sono tanti anche sportivi negli Stati Uniti che dicono che il lavoro duro batte il talento quando il talento non lavora duro abbastanza. Quindi è stata sicuramente finora un'avventura splendida, tanto duro lavoro, tante notti insonni che mi hanno anche ahimè tenuto lontano per parecchi anni a volte dalla famiglia, perché quando c'è da lavorare c'è da lavorare, un film deve essere consegnato entro i termini previsti, quindi no, ti chiudi la bocca e abbassi la testa e vai e continui a lavorare. Però finora sono veramente grato al Signore per quello che sono riuscito a ottenere finora dalla mia carriera a Los Angeles. È tanto lavoro duro che ti ha portato a lavorare con le più importanti major, da Marvel, Warner Bros, ma anche Disney, e adesso questo coronamento straordinario con questo nuovo episodio tanto atteso di Indiana Jones. Sì, e oltretutto Harrison Ford è stato molto chiaro che sarebbe stato l'ultimo, perché lui ha detto: nel momento in cui io finisco di essere Indiana Jones non c'è più un Indiana Jones, quindi per me era quasi una questione, non voglio dire di vita o di morte, ma era una questione no, così seria, il poter lavorarci, e anche grazie al network che ho creato, agli amici e colleghi che si sono creati nel corso dei miei 14-15 anni di carriera così. Sono stato il primo che hanno chiamato nel momento in cui hanno voluto mettere su un team di effetti visivi ai Fox Studios della Lucasfilm, dove abbiamo lavorato sul film per praticamente 11 mesi, ed è stata un'esperienza fantastica. Il regista James Mangold è fantastico, abbiamo avuto i complimenti di tutti, da Kathleen Kennedy, Steven Spielberg, George Lucas, tutti quanti sono stati molto, molto felici nel nostro lavoro, quindi è stata un'esperienza da sogno. E anche un'esperienza da sogno incontrare tutti questi ragazzi oggi per raccontare un po' la magia del tuo lavoro. Assolutamente, non vedo l'ora, sono molto felice, anche un po' spaventato, perché questi ragazzi sono intelligenti, mi faranno molte domande intelligenti, mi metteranno, come dicono gli Stati Uniti, on the spot, mi metteranno sul punto, in difficoltà, no? Quindi non vedo l'ora, spero che se la prenderò con calma su di me. Però sono molto felice di avere questa opportunità per parlare con loro, anche perché questa è una cosa, è un mestiere ancora molto artigianale. In Italia si è piano piano iniziato a insegnare nel momento in cui io ho iniziato a lavorare negli Stati Uniti, quindi quando io sono cresciuto qui a Pescara non avevamo YouTube, non avevamo Google, le uniche opportunità per
imparare certe cose erano leggere riviste oppure guardarsi il prima e dopo, il before and afters, quando un DVD o un Blu-ray usciva così. Quindi adesso che hanno accesso a tutta questa enorme quantità di informazione e conoscenza, spero di, appunto, di essere un po' una miccia per loro per poterne sapere di più. Dai supereroi plasmati da Francesco Panzieri ai supereroi del Centro di Diabetologia Pediatrica Regionale, a Carla Panzino, che in qualche modo anche lei è un supereroe oggi con il cappello di Indiana Jones. Soprattutto per agilità e per grandiosità. Sì, e beh, è un appuntamento importantissimo, siamo tutti emozionati, leggeremo fra poco anche il messaggio che ci ha inviato il Presidente della Repubblica, ma poi vedere questi bambini così che non vedono l'ora di iniziare, infatti adesso farò dire di sedersi perché dobbiamo iniziare. Ed è bellissimo coniugare il supereroe del cinema con il supereroe che tutti i giorni affronta tante difficoltà nella malattia. La risposta, contrariamente alle previsioni, è stata grandiosa, addirittura abbiamo superato il 40% di quello che noi avevamo pensato di poter raccogliere in termini di pubblico e di bambini. Addirittura alcuni genitori ci hanno confidato che quando l'hanno saputo i bambini hanno chiesto di tornare prima dalle vacanze. E quindi significa che abbiamo fatto centro con questo progetto che da sempre la Ricessa, da quasi 20 anni oramai, porta avanti, che è l'umanizzazione per quanto riguarda la fascia pediatrica ospedalizzata oppure affetta da malattie croniche. Grande, grande, grande Panzieri, grande, grande anche Bernardino Fiorilli che ci ha permesso di organizzare questo bel appuntamento. Grandissimi ancora di più i miei volontari, grazie a Giorgia Ballone che mi ha aiutata ed è stata vicino a me per circa un mese, e grazie a tutte le volontarie e volontari, a Pronto Sorriso, alla Misericordia sempre vicino a noi, alla Gadue 20. Ho paura, ne dimentico tanti, poi li leggerò, però è stato un lavoro di squadra grandissimo, faticoso, ma ci siamo riusciti e adesso non resta che festeggiare questo appuntamento e stare tutti insieme. Viva bambini e viva la Tricesta! Sono anche però occasioni, Carla, perché va detto e va sottolineato, anche per aiutare la Tricesta a raccogliere fondi che sono importantissimi e fondamentali per i tanti progetti di Tricesta. Sì, la Tricesta ha bisogno di raccogliere fondi, è la benzina di un'associazione quando l'associazione si dedica all'acquisto di attrezzature diagnostiche o comunque a migliorare anche gli ambienti dove i bambini soggiornano e dove sono ricoverati. È importante donare, non costa nulla, io ricordo sempre a tutti, perché in Italia si è un po' troppo resti a donare, le aziende ne possono detrarre fino a 70.000 euro dal reddito d'impresa, addirittura ci sono delle aziende che sfacciatamente ci hanno detto: siete in tanti a chiedere, non facciamo beneficenza a nessuno. Un po' si può fare a tutti, oppure si scelgono delle associazioni di riferimento e basta, come fanno tante poche aziende che hanno una gestione sociale molto più oculata. La stessa cosa per i privati, tutti possono donare il 5 per 1000 e tutti possono donare qualcosina che comunque viene detratto ugualmente dalle tasse. Per cui basta un po' di informazione, basta un po' di buona volontà e un po' di senso civico. Non pensiamo che se noi non abbiamo bisogno di poter girare le spalle a chi invece ha bisogno. Un po' più di umanità, un po' più di responsabilità verso chi è meno fortunato di noi. Bernardino Fiorilli, socio storico di Tricesta, ma anche vicepresidente del Consiglio Comunale, che si è tanto dato da fare per organizzare questo evento. Sì, non si può dire di no ad ogni appello che fa Carla, Panzino, che fa la Tricesta, ma soprattutto ad ogni appello fatto in favore dei bambini e dei più deboli. In questa occasione abbiamo voluto celebrare un momento importante, cioè quello di un giovane pescarese che vive, lavora ad Hollywood e rende onore al nostro territorio con la presenza a pescare, appunto per dare testimonianza ai bambini e anche ai più grandi di come si può diventare grandi in tutto il mondo e qualche volta anche fare qualcosa di buono per l'ospedale di Pescara. La città di Pescara non può che essere orgogliosa di un'eccellenza così. Orgogliosissima, tant'è che ragionavamo col sindaco di trasformare questo orgoglio poi in qualche riconoscimento che più in là magari riusciremo a scoprire, ma sicuramente un cittadino del genere rende onore a Pescara ed è giusto promuoverlo e far sì che si conosca, perché poi ogni pescarese deve essere orgoglioso di tutti i pescaresi che nel mondo portano alto il nome del nostro territorio. Una sala consigliare piena di ragazzi per questo momento magico da vivere insieme, sindaco. Sì, è bellissimo vedere questa sala consigliare piena di bambini festanti,
perché pensare che oggi portiamo avanti un'iniziativa di solidarietà dell'Adricesta, che è sempre eccezionale nelle sue manifestazioni nella nostra città e non solo nella nostra città. Poi ragioniamo insieme ai bambini del centro di diabetologia regionale, quindi un aiuto a chi ha bisogno, a chi chiede una mano tesa, e il Comune di Pescara c'è sempre in queste occasioni, ci siamo messi a disposizione, ma abbiamo anche un'altra grande occasione oggi di vedere qui da noi un figlio della nostra terra, un figlio di Pescara che ha conquistato Hollywood, che ha avuto un successo incredibile grazie alla sua capacità, alla sua competenza, alla sua preparazione, alla sua voglia di osare e di raggiungere obiettivi altissimi, perché con i suoi effetti speciali nei film a cui ha partecipato ha permesso a questi film di ottenere un successo planetario, quindi noi non possiamo che gioire di un pescarese che ha raggiunto questi livelli, ce lo abbiamo qui oggi, ce lo godiamo tutti quanti e tutto quanto, e poi racconterà ai bambini e ai grandi questa sua esperienza bellissima di persona che è andata ad Hollywood e ha raggiunto risultati incredibili. È anche un bel simbolo, un bel segnale, un bel messaggio di un ragazzo che ha inseguito il proprio sogno e l'ha raggiunto, è un bel messaggio per questi ragazzi che magari, alcuni dei quali si trovano anche a vivere una realtà difficile, ma non devono mai smettere di sperare. Sì, perché è un messaggio di emulazione, ce l'ha fatta lui, possiamo farcela anche noi, i bambini sognano di diventare astronauti, qualcuno ascoltando lui potrà sognare di diventare una persona che con gli effetti speciali permette a questi film di Hollywood di raggiungere grandi mete e grandi successi. Ogni occasione è buona per insomma, cercare di sostenere e aiutare le tante realtà della nostra sanità abruzzese. Assessore Nicoletta Veria, addirittura insomma, un'eccellenza per la città di Pescara come quella di Francesco Panzieri. Sì, è vero, abbiamo di nuovo una importante manifestazione da parte dell'Adricesta che soprattutto coinvolge i bambini in un'età pediatrica. In questo modo particolare l'attenzione viene rivolta ai bambini con problemi di diabete. È importante il messaggio che viene inviato oggi attraverso un momento di sensibilizzazione, di conoscenza, di coinvolgimento, in modo che anche l'intera classe sia in grado di gestire il problema che viene purtroppo presentato da un bambino. Ma proprio grazie a questa interazione tra le istituzioni e le associazioni rendiamo sempre più facile poi questa gestione, che non è solo da un punto di vista sanitario ma è anche sociale. Noi come istituzioni ringraziamo queste associazioni, in modo particolare l'Adricesta, ma soprattutto dobbiamo decodificare le loro istanze, quello che stiamo mettendo in atto attraverso delle linee guida del PDTA e soprattutto dando un riconoscimento a questa realtà che è il centro di riferimento regionale di Chieti per avere maggiore personale a disposizione. Ed è un po' quello il punto che viene in qualche modo legittimamente richiesto anche da quelli che portano avanti un centro così importante. Hanno bisogno di avere la continuità, la garanzia di avere come punti di riferimento gli stessi professionisti, gli stessi sanitari, ed è questo il nostro impegno. Allora Mario, ci ritroviamo a distanza di qualche mese ancora con i ragazzi del Centro di Diabetologia Regionale Pediatrico per una delle tante importanti e fondamentali iniziative di Adricesta. A che punto siamo? Ecco, ne approfittiamo per fare questa domanda. Ma il discorso della diabetologia pediatrica ormai è un discorso che ha già una grande storia in Abruzzo con il centro di riferimento di Chieti, che in via di potenziamento, ormai è un riferimento non solo per la provincia dell'area metropolitana ma anche per tutta la regione. Abbiamo anche pazienti di fuori regione, quindi dal Molise, dalla Puglia, dalle Marche, che vengono qui in Abruzzo, e quindi questo è molto importante perché fare prevenzione alla malattia metabolica è la cosa principale, quindi prevenzione e soprattutto educazione sanitaria per i ragazzi diabetici. Infatti un mese fa sono stato sempre ospite dell'associazione e del centro di diabetico nel campus di Roccaraso, e anche questo è un momento di grande aggregazione, un campus con tantissimi ragazzi, proprio perché la funzione di questi incontri è quella proprio di condividere
alcune patologie metaboliche ed imparare a gestire delle patologie che purtroppo sono croniche sin dall'inizio, insomma, come la patologia diabetica. E su questa linea ormai si sta lavorando per un potenziamento ulteriore della struttura regionale, con assegnazione di ulteriori unità di risorse umane, mediche e paramediche, e insieme ad altri centri che l'Abruzzo ha, e quindi fra non molto si va verso una ricognizione dei centri, diciamo, regionali, soprattutto a valenza pediatrica, perché l'età evolutiva è una parte importantissima dell'assistenza sanitaria. Sappiamo tutti che se si gestisce bene questa fascia di età, poi si riducono le malattie croniche e quindi i pazienti, diciamo, i pazienti adulti con migliore situazioni, condizioni di salute. Quindi è fondamentale gestire bene gli stili di vita e quindi controllare e prevenire. Anche sul lato, diciamo, della collaborazione con le farmacie, è in atto un accordo per la consegna nelle farmacie convenzionate di tutti i dispositivi che sono necessari per il controllo metabolico. Questo è un ulteriore passo, perché si va verso la medicina di prossimità, evitando le lunghe file, diciamo, nelle consegne centralizzate di questi dispositivi fondamentali. Ancora un momento di incontro e di festa per i ragazzi del Centro di Diabetologia regionale. Professor Stefano Tumini, è sempre comunque bello incontrarsi in occasioni del genere. Beh, sono bellissime opportunità di condividere momenti, chiamiamoli, di normalità. In questo caso direi una iniezione di fantasia, una iniezione di un mondo meraviglioso che è quello del cinema, degli effetti speciali, dei supereroi, no? Penso che tutti noi abbiamo, come dire, siamo cresciuti con i supereroi che hanno stimolato la nostra fantasia. Oggi purtroppo siamo in un'epoca in cui si tende molto all'appiattimento, no? Sappiamo che i media impoveriscono il linguaggio dei bambini, forse ne impoveriscono anche la capacità di ideazione. Se vogliamo avere degli adulti eccellenti, e noi italiani siamo famosi per la nostra fantasia e ideazione, forse dobbiamo coltivare di più la capacità dei bambini di continuare a immaginare, di continuare a così vivere anche nel fantastico con la mente, perché probabilmente diventeranno degli adulti in grado di fare cose eccezionali. Cose eccezionali. Nei giorni scorsi Carla Panzino parlava dei supereroi creati da Francesco Panzieri, ma anche dei supereroi in qualche modo dei ragazzi del centro, che noi ci siamo visti anche mesi fa rispetto un po' al punto della situazione. Adesso, a distanza di mesi, come stanno questi ragazzi, in che ambito e in che settore si ritrovano? Beh, i ragazzi della diabetologia pediatrica, diciamo che seguendoli nel tempo abbiamo avuto l'opportunità di verificare che molti sono diventati campioni nello sport. Stasera avremo alcune testimonianze, avremo una concertista, una giovane ragazza che è diventata una concertista, no? E nonostante questo problema del diabete, quindi nulla è precluso ai bambini con diabete tipo primo, se vengono cresciuti nella convinzione che non hanno alcun limite e se vengono istruiti ad affrontare la quotidianità con assoluta normalità. Il limite però spesso è anche dato da tutto ciò che avete a disposizione per fare al meglio il vostro lavoro. In questo senso il Centro di Diabetologia sta avendo un po' tutti gli strumenti di cui ha bisogno riguardo, non so, ad esempio all'autonomia, ma anche al personale. Beh, noi ovviamente per crescere abbiamo bisogno di personale dedicato, quello previsto dalle normative regionali, non chiediamo nulla di più, è tutto scritto. E in questo senso sia l'assessore Verisi sono già espressi chiaramente, ma anche il dottor Damario, responsabile del Dipartimento Salute, altrettanto ha espresso chiarezza su quello che occorre per far primeggiare il bene primario, che è quello della salute dei bambini. Non gli egocentrismi, non l'interesse delle istituzioni. Le istituzioni si devono mettere al servizio delle famiglie e dei bambini. Questo è un messaggio, direi, decisivo.